Ed eccoci qua ragazzi, al video delle pagelle, il video tanto atteso per gli juventini che devono tirar fuori quello che sentono dentro, no? Sfogarsi con i voti, ammazzare i giocatori quest'anno perché fanno schifo, magari qualche altro tifoso al di là della Juve che se la ride per i voti perché facciamo ridere. E niente ragazzi, una cosa è sicura quest'anno, noi facciamo beneficenza alle squadre che devono salvarsi, questo è poco ma sicuro. Basti pensare che Fiorentina e Benevento sono in zona di retrocessione. Basti pensare che tra andata e ritorno Fiorentina e Benevento in totale sono 12 punti, perché sei con la sei tra andata e ritorno di Fiorentina e sei tra andata e ritorno di Benevento. E basta pensare che la Juve su 12 punti tra Fiorentina e Benevento ha fatto 2 punti. 10 li ha persi per strada, perché hai perso col Benevento al ritorno, hai perso con la Fiorentina all'andata e hai strappato un pareggio all'andata col Benevento e al ritorno con la Fiorentina. Bello, eh? Bello veramente, su 12 punti fare 2 punti. Bello, molto bello, sì. Siamo forti quest'anno, siamo veramente forti. Ragazzi, voti bassi, perché mi hanno rotto le palle, sinceramente mi sono stufato. Ora partiamo subito. C'è qualche sufficienza, perché comunque qualche sufficienza c'è, anche più di una sufficienza. Partiamo da Szczęsny. Szczęsny 6 e mezzo, ragazzi. 6 e mezzo, non glielo do di più, perché anche se ha fatto un po' di parate, quello è vero. Non mi è piaciuto in alcune uscite o comunque comunicazioni con la difesa, tipo un'uscita nel primo tempo l'ha sbagliata completamente e nel secondo tempo non riusciva a comunicare bene con Chiellini, cioè abbiamo rischiato anche di piare un gol lì perché per un errore di comunicazione, la prendo io, la prendi te, la prendo io, la prendi te, abbiamo rischiato di piare gol anche lì, quindi gli do 6 e mezzo per gli errori di comunicazione, se no avrebbe preso anche qualcosa di più perché poi alla fine Szczęsny, ragazzi, le sue parate le ha fatte, è uscito bene su Vlahovic dove Vlahovic andava in porta, Chiellini l'ha lanciato, lui comunque esce bene, chiude senza far fallo, fa la parata su Milenkovic, fa la parata su Pulgar, il tiro deviato di Pulgar da parte di Bonucci, poteva solo guardarlo, non poteva fare altro, quindi le sue parate le ha fatte, quindi il 6,5 ci sta, non può essere un voto insufficiente quello di Szczęsny. De Ligt 5,5 ragazzi, non mi è piaciuto in difesa ieri De Ligt. Ribéry riusciva a vedere tutti i giochi della Fiorentina, riusciva sempre a far passare i palloni via centrali e difensori, ha fatto ballare un po' tutta la difesa di ieri Ribéry. Quindi De Ligt non mi è piaciuto più di tanto, gli do 5,5. Bonucci 6 meno, Bonucci 6 meno, e vi dico che è il voto più alto della difesa 6 meno, perché poi alla fine dopo 45 minuti lo fanno uscire subito per far entrare Kulusevski, quindi posso diciamo valutare i 45 minuti ed è quello che secondo me ha fatto meno errori, ragazzi, sul tiro di Pulgar lo prende, deviazione sua, la palla va sul palo, non è che possiamo diciamo condannarlo per questo, c'è cioè, una deviazione è possibile che possa venire e quindi 6 meno, no? È quello meno grave. Chiellini 5 invece perché sempre tra la comunicazione tra lui e Szczęsny non mi è piaciuto il fatto che comunque erano indecisi entrambi e poi Cuadrado nel secondo tempo mette una palla bella tesa sul secondo palo, lì era da solo, che lì mi porta sguarnita perché Dragowski buca l'intervento, lui cosa fa? Invece che buttare la palla dentro di testa la butta al centro, ma con lì è un gol fatto ragazzi, io non posso perdonare Chiellini per questo, quindi do 5 assolutamente. Alexandro 6 meno, 6 meno, non ha fatto cavolate anche oggi, però non l'ho visto neanche, sinceramente, ragazzi. Alexandro, un po' troppo rispetto alla partita scorsa, che si sapeva che non poteva ripetersi più di tanto, però veramente non l'ho visto neanche in campo. Alexandro, sembrava un po' un fantasma, quindi 6 meno gli ho dato. Credo io era Alexandro, più o meno il voto è quello. Rabiot 4 e mezzo, ragazzi, Rabiot 4 e mezzo perché ultimamente si piava i suoi 6-6 più, ma ieri veramente, a parte un fantasma, perché Rabiot a centrocampo non si è proprio visto, non ha pressato, non ha fatto contrasti, niente, niente di niente. Rabiot è sparito ieri. L'unica volta che si è visto ci ha fatto preoccupare il rigore, perché salta con le braccia larghe così, con le braccia larghe così. E per quanto viene un po' sbilanciato dai vari giocatori della Fiorentina, perché si vede che è sbilanciato, quindi magari perde un po' l'equilibrio e vai in un intervento abbastanza scomposto, però comunque non salti con le braccia larga così. Procuri il rigore, prendi il gol e ti prendi 4 e mezzo, Rabiot, mi spiace. Bentancur 6 e mezzo, Bentancur è uno dei migliori in queste pagelle. Bentancur mi è piaciuto ieri a centrocampo, invece si è visto, strappava i palloni, correva, si sacrificava. Portava palla, no, ragazzi, il Bentancur mi è piaciuto, si è visto bene, quindi 6 e mezzo se lo prende assolutamente perché se lo merita.
Ramsey 5 e mezzo. Ragazzi, Ramsey anche lui è un fantasma. È un fantasma, ha sbagliato un sacco di palloni. Quando gli arrivava la palla non riusciva a stopparla. Non la stoppava, ragazzi, non la stoppava, sbagliava i passaggi. L'unica volta che si è visto è in quell'azione di davanti dove Dybala si è acceso, vede Bentancur che comunque vede il taglio di Ramsey, che è stato bello il taglio di Ramsey, per carità, però poi davanti al portiere sbaglia. In scivolata la manda fuori, quello è un gol che non ti puoi mangiare. Non ti puoi mangiare, soprattutto tu che chiami Aaron Ramsey, no? Che tu all'Arsenal facevi tanti gol, cioè da noi è sparito, cioè da noi non esiste Ramsey, quindi io non accetto che tu sbagli un gol del genere, quindi 5 e mezzo. Quadrado 7, ragazzi, mai di Quadrado. Appena faccio le pagelle, scrivete già sotto nei commenti Quadrado 7, perché lui è sempre il 7. Quadrado, ragazzi, Quadrado è l'unico che veramente ci crede in questa squadra, insieme a Chiesa che purtroppo non c'è perché è infortunato e si sente la sua mancanza. Però Quadrado 7, ragazzi, ieri ennesimo assist, lancia per Morata che poi fa il gol sul calcio di punizione dove mette una palla perfetta per Chiellini, Chiellini si divora il gol. Quadrado, grazie ai suoi cross, ai suoi dribbling, ai suoi assist, ragazzi, ci sta tenendo in vita. È questa la verità. Quindi lui si prende il 7, per forza. Però non potrà neanche giocarle tutte, ragazzi. Quadrado c'ha anche una certa età. Quando dovrà riposare, che cazzo ci metti lì al posto suo? Cioè, veramente, siamo disperati in quella fascia. Dybala 6 meno. Dybala 6 meno fino alla fine del primo tempo. Devo essere sincero, il suo voto era 5 e mezzo. Poi mi ha fatto quella giocata lì bellissima, dove comunque riceve palla, la prima palla giocabile buona che gli è andata Dybala, perché c'è anche da dire che ieri è che Dybala nel primo tempo non è stato servito quasi mai, ragazzi. La Juve non c'era nel primo tempo, non è proprio entrato in campo. L'unica palla buona che gli è andata comunque salta l'uomo che si gira, cioè si gira saltando l'uomo, porta palla, vede Bentancur che poi di prima dà la palla a Ramsey che si caga al gol. Però quella è una giocata che Dybala ti fa, ti crea super numerica. Infatti mi dispiace un po' che comunque l'abbia tolto subito dopo il primo tempo Pirlo. 6 meno per questo, per il resto ragazzi anche lui basta, nient'altro. Ronaldo 4 e mezzo, ragazzi. Ronaldo 4 e mezzo, un fantasma. Un fantasma, non si è mai visto. L'unica volta che si è visto è stato quando si sì, ha superato in dribbling un giocatore della Fiorentina, però poi ha messo una palla col sinistro al centro, bruttissima. E quando comunque Kulusevski gli mette un pallone perfetto davanti alla porta, stile contro il Napoli, che doveva solo appoggiarle in rete, fare così, lui invece fa no, deve girare la testa, fa così, la palla gli passa così e non la mette neanche in porta. Quello è un gol mangiato, un gol sbagliato, la seconda volta che lo fa Ronaldo che sbaglia un gol del genere a porta vuota completamente, e io gli do da 4 e mezzo perché non mi è piaciuto. Si incazza perché non segna, poi quando c'è l'occasione per segnare non prende la palla. Ragazzi, che devo fare? 4 e mezzo va bene. Passiamo ai subentrati, ragazzi. Subentrati. Kulusevski, ragazzi, gli do 6. Gli do 6 perché comunque ci ha provato. Si è visto un pochino comunque nel secondo tempo. La partita con lui è cambiata. Ha messo quella bella palla interessante per Ronaldo, perché se non sbaglio è proprio Kulusevski che crossa quel pallone. Quindi 6 pieno se lo prende. Assolutamente. Comunque un po' si è visto nel livello del gioco rispetto agli altri. Morata 7, ragazzi, Morata 7 è entrato e segna subito, cioè ci fa sperare, anche se poi alla fine finisce 1-1, segna subito, ci fa credere. È vero, Morata dopo il gol non è che abbia fatto tanto, però comunque il gol vale tanto per me, ragazzi, cioè comunque meno male un punto a casa ce lo porta, e quindi il 7 glielo devo dare. Non so se il gol è fortuito o è bravura, è casuale, perché col mancino, quel tiro lì a giro, sinceramente, bellissimo, perché bellissimo, però non ho capito se voleva mettere dal centro o era veramente un tiro, qua lì era veramente da capire. Fatto sta che comunque la palla in qualche modo entra, lui il taglio l'ha fatto e quindi lo prendo per il 7, va bene per il 7. McKennie 6, è entrato al 74esimo, comunque è entrato verso la fine, si è visto normalmente qualche taglio, perché lui a volte si proponeva anche davanti, McKennie, perché il giocatore molto offensivo, anche se un centrocampista, però ragazzi, poco, 6 perché ha avuto poco per poter dimostrare, per quello gli do il 6, perché se aveva più tempo, se fosse andato a Chiesa da più tempo e mi faceva questa prestazione qua, gli avrei dato anche meno, ecco. Pirlo, a Pirlo gli avrei voluto dare 2, ma gli do 4 perché? Perché comunque meno male i cambi me li azzecca, perché Kulusevski e Morata hanno stravolto la partita e quindi ci sta. Questo qua sono due voti in più che gli posso dare.
ma gli do comunque un voto basso perché mi sbaglia il cambio, perché Morata ci sta che entra, ma gli doveva togliere Ronaldo, non Dybala, perché Dybala secondo me poteva dare qualcosa ancora di più nel secondo tempo. Ronaldo era già morto che camminava nel primo, cioè io capisco che sono Ronaldo e non puoi mai toglierlo, però se fa schifo lo togli, non esiste questa cosa, cioè, se non è in campo lo togli, se non si vede che non c'è di testa lo togli. Doveva togliere Ronaldo per Morata, non Dybala per Morata. E quindi questa qua è una cosa che non è piaciuta di Pirlo, per dargli 4, e aggiungo, perché non basta dargli un 4 solo per questo, aggiungo il 4 perché di nuovo non ci siamo con gli approcci alla gara, ragazzi, non ci siamo con gli approcci alla gara, perché la Juventus nel primo tempo non è entrata in campo, non è proprio entrata in campo, noi regaliamo i tempi, un tempo a partita noi lo regaliamo sempre, ma è normale una cosa del genere, secondo voi? È normale una cosa del genere regalare sempre i tempi ogni partita? Cioè, io non so Pirlo cosa gli dice negli spogliatoi a questi ragazzi, non lo so cosa gli dice negli spogliatoi a questi ragazzi, però ragazzi, cioè, non possiamo entrare così, fantasmi, fantasmi, e quindi l'approccio non ci siamo, come sempre, sempre l'approccio, non ci siamo ragazzi, e quindi gli do 4, così devo dare a Pirlo 4, per forza. E niente ragazzi, come vedete i voti sono abbastanza bassi, neanche c'è, cioè, qualche sufficienza c'è giustamente, però bisogna veramente voltare pagina ragazzi, qui ora siamo veramente nella merda, stasera giocherà a Napoli, qualora vincesse ne siamo ufficialmente quinti, per adesso, poi il destino sta a noi nelle prossime partite, vedere cosa combiniamo, però vi sembra normale? Vi sembra normale che una squadra campione d'Italia per 9 anni di fila arrivi a giocarsi in Europa League? Cioè, io capisco, non puoi vincere sempre. Ci stava magari quest'anno l'Inter ti soffia lo scudetto. Sì, ti può soffiare lo scudetto l'Inter, è vero, però te lo soffia che però tu gliela fai sudare, no? Che tu sei lì dietro alle calcagne a meno 4, a meno 5. No, tu sei a meno 13, ragazzi, dalla prima. E non esiste che ti giochi in Europa League dopo 9 anni di vittoria. Non esiste. Questa proprio è la società che ha sbagliato tutto, infatti dovrebbe dimettersi un po' questa società qua, per forza. E niente ragazzi, questi qua erano i miei voti comunque per quanto riguardano le pagelle di Fiorentina Juventus, fatemi sapere voi qui sotto voi nei commenti cosa ne pensate, se siete d'accordo con i miei voti oppure no, comunque scrivetelo sotto nei commenti così io poi vi commenterò. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, mi raccomando, così vi continuerò a portare questo format sulle pagelle ogni volta che la Juventus giocherà. E soprattutto ragazzi, anche molto importante, iscrivetevi al canale che è gratuito, non costa nulla, per voi dire tanto, condividete il video con i vostri amici, fate iscrivere anche loro, attivate la notifica della campanella così non vi perderete i miei prossimi video che usciranno, ad esempio Torino-Napoli e Lazio-Milan che stasera vi porto in post partita. Qui Dario Bianconero per adesso è tutto, bello!